Il bentornato negli studi di Tempo Radio oggi a Patrizia Perger che è qua per Coldiretti Mantova, in particolare per il CAF di Coldiretti Mantova. Bentornata tra noi. Grazie, buongiorno. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare SMS e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Per chiamarci fatelo 0376-631709, la mail è diretta @temporadio.it e poi c'è la pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Temporadio, su cui siamo in streaming, come su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, abbiamo detto fondamentalmente lei è qua per il CAF di Coldiretti, quindi Coldiretti fornisce anche il servizio CAF a tutti i cittadini, non solo iscritti, anche perché per usufruire dei servizi del CAF non serve nessuna tessa, non bisogna pagare nessuna quota associativa, iscrizione. Quindi tutti i cittadini, pensionati, dipendenti, lavoratori tempo determinato, indeterminato, dalle badanti, tutti quelli che hanno bisogno di fare una dichiarazione dei redditi possono usufruire del nostro CAF. Siamo, come ad esempio il trasporto pubblico, da quest'anno è una delle novità, è la detrazione sul trasporto pubblico. Per cui, quindi anche trasporto pubblico, c'è questa possibilità, cioè per esempio chi ha magari una famiglia con dei figli o lui stesso, magari sì, che deve pigliare il treno, deve pigliare il pullman, deve pigliare l'autobus, il quello treno, che è, sì, il trasporto vaporetto, pubblico, non so, qualche cosa sì, di pubblico, ecco, l'abbonamento è detraibile, il 19% di quello che ha speso, fino a un massimo di 250 euro, detraibile nel 730, sì. Per cui consiglio possiamo darlo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, magari di andare al CAF anche semplicemente per informarsi, perché 50% del risparmio energetico, ci sono tante spese detraibili, quindi uno che ha sostenuto delle spese può anche chiamare o venire e informarsi sulla detrazione. Certo, quindi appunto, e poi dipende anche dal tipo di lavoro, cioè, sì, quindi appunto sì, andare a chiedere. Anche l'acquisto di elettrodomestici è detraibile, per dire. Ah sì? Sì, di grandi elettrodomestici, non il frullatore, però la lavatrice, il frigo, l'asciugatrice, la lavastoviglie, se sono di classe energetica superiore alla più, dalla più in su, sono detraibili, se c'è alle spalle una detrazione per ristrutturazione, però sono detraibili. Per cui, ecco, questo per esempio l'ho scoperto oggi, per cui è interessantissimo obiettivamente. Che novità ci sono? Sì, è comunque un onere detraibile, una spesa detraibile. Allora, è arrivato un altro messaggio. Dottoressa Perger, siete davvero bravi voi di Coldiretti e lanciate il messaggio che agricoltura è anche cultura. Sì, ecco, questo che fa evidentemente un certo effetto, appunto, che chi sta legato comunque al mondo agricolo come Coldiretti apre un CAF rivolto a tutti, certo, che è in tutti i comuni, tra l'altro, d'Italia, quindi anche della provincia di Mantova, come abbiamo detto. Sì. Ecco, allora qua specifico, visto che, dottoressa Patrizia, visto che riuscite a calcolare l'ISE familiare, che documenti bisogna portare? Oddio, elenco lunghissimo. Va bene, ecco, diciamo infatti, in senso lato, però questo è utile, tutti i patrimoni mobiliari e immobiliari di tutto il nucleo, quindi tutto quello che uno è in banca, tutto quello che tutti i patrimoni immobiliari, quindi tutti i terreni, tutti i fabbricati e tutti i redditi. Non sto lì a elencare tutti perché l'elenco è lungo. Quindi, però sì, facciamo anche l'ISE. Anche la catenina della comunione. quasi, siamo quasi a quei livelli. No, vabbè, però adesso ovviamente stiamo scherzando, però sì, ecco, rivolgersi al CAF è importante, questo perché? Perché è una domanda abbastanza classica quando ci sono i sindaci, per esempio, non riesco a calcolare l'ISE, per esempio, no? Magari sì, per certo, avere, no? Comunque per avere sì, una riduzione sul bonus, su, non so, il nido, sui buoni pasto. Ah, ricordiamo che mi aggancio così ancora al 7.30, l'acquisto dei buoni pasto, comunque delle spese scolastiche sono detraibili, sì, continuano a essere detraibili anche quest'anno. Quindi anche buoni pasto, iscrizione alla scuola, prescuola, dopo scuola, sono tutte detraibili nella dichiarazione dei redditi. Quindi basta saperlo, appunto ci sono, mi corregga se sbaglio, se dico una sciocchezza me lo dica tranquillamente, spese che sono detraibili che manco ci immaginiamo, sì, proprio per cui si può, è vero che le tasse sono tante, ma possiamo anche recuperare, sì, anche tante volte. Anche gli affitti, perché tanti vengono da me ad esempio a fare un ISE e parlando ci accorgiamo che è da anni che non detraggono l'affitto. E quindi e non lo sapevano, nessuno gliel'ha mai detto, e dopo cominciano a fare 7.30 da quel momento. Ecco,
Allora, mi perdoni, date anche assistenza legale voi di Coldiretti? Punto di domanda. Assistenza legale, diciamo che è, ce l'abbiamo l'avvocato, ma è rivolto esclusivamente ai nostri associati. L'avvocato c'è, ma è per i nostri associati. Sì. Allora, qua dice, è un messaggio appena arrivato, le detrazioni devono essere giustificate dagli scontrini fiscali? Per esempio, sì. Parlavamo prima delle spese per i farmaci, per esempio. Tutto bisogna tenere giustificato, via. Tutto. Del resto lo vediamo nei film americani, no? Che tengono tutti gli scontrini, dobbiamo imparare a farlo anche noi. Mai buttare via niente, gli scontrini, le fatture. Al massimo, cioè, è meglio comunque tenere uno scontrino in più, farlo controllare, dare sempre il codice fiscale a quando si va in farmacia ad acquistare un farmaco o anche un dispositivo medico, il misuratore della pressione, per esempio, o anche i termometri, sono tutti detraibili. Anche però, termometri. Sì, bisogna dare il tesserino sanitario. Ecco, lì poi dopo c'è una differenza che bisogna vedere anche perché c'è un tetto massimo, no? Mi pare, in base non c'è un tetto massimo, ma c'è un minimo, diciamo, perché c'è una franchigia di 129 euro per le spese mediche. Quindi per una persona che spende 100 euro non c'è nessuna detrazione, perché c'è l'abbattimento, c'è questa franchigia di 129 euro. Si recupera dai 129 euro in su. A detrazione. Poi, dottoressa Patrizia, sono un dipendente, posso venire al vostro CAF, chiedono? Certo. Certo, sì. L'abbiamo detto prima, ma se ci hanno seguito... Anche chi ha perso il lavoro può venire da noi, perché magari non è indispensabile avere un datore di lavoro, l'importante è avere avuto un datore di lavoro, comunque un CUD, nel 2018, relativo all'imposta 2018. Anche se nel 2019 non si ha un datore di lavoro, un sostituto d'imposta, si può fare 7.30 e il credito viene comunque dato dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente. E recuperare intanto qualche soldo che è ossigeno. Fermiamoci un attimino con Patrizia Perger del CAF di Coldiretti Mantova, ci troviamo tra un paio di minuti.